stiamo inviando, infatti insomma dimostra quanto, da quanto tempo io mi sono occupato di queste cose da tantissimo tempo, però sono rimasto molto imbranato, certamente non sono un nativo digitale. In ogni caso, quello di cui vorrei parlarvi io, un'altra cosa che non avevo capito, la premessa che vorrei fare è che io rappresento proprio il Babau rispetto alla posizione di Giovanni Russo, no? Babau nel senso che Babaus, perché appunto io sono, mi sono formato dentro a quella filiera che comincia col Bauhaus, poi passa a Ulm, perché sta, come poi arrivare ai nostri giorni. Tra l'altro in parte condivido un certo critico pesante di San Giovanni, però non proprio tutto, francamente non proprio tutto, trovo che quella tradizione ha portato alcune nozioni anche molto, molto importanti di cui, cui abbiamo bisogno. Da un lato mi affascina molto l'idea di dire non c'è bisogno del design, d'altra parte probabilmente questo dipende da una concezione che fa coincidere la nozione di progettazione con la nozione di design. Io però invece tenderei a suggerire che c'è, secondo un discorso insiemistico, c'è un insieme che è rappresentato dalla progettazione, e poi c'è un sottoinsieme che è quello del design. Il design, tra l'altro, di nuovo sono colpevole, sono dentro una tradizione germanica, no? In tedesco ci sono tra l'altro due parole molto chiare che distinguono fra questa dimensione del progettare, ed è Entwerfen proprio vuol dire Entwerfen, cioè buttare avanti, e proiettare, esattamente la stessa cosa, avanti, il futuro, tutta questa cosa di cui abbiamo continuato a parlare, e invece l'altra è Gestalten, l'altra parola è Gestalten. Per tanti anni in Italia si è detto che non era traducibile, si è detto proprio che non era traducibile. Quindi, come dire, il nostro pensiero, il pensiero italiano non conteneva neanche le radici di una possibile. Io devo dire che poi col tempo, non voglio dire che io devo dire che ormai sono convinto che una traduzione forse abbastanza approssimativa, ma esiste, la possiamo identificare nella parola configurare. Cioè è diverso progettare da configurare, sono due competenze, no, anzi, come dicevo prima, il configurare è un sottoinsieme del progettare. Però è un configurare, quindi se c'è questa idea di, in tedesco non c'è, però Gestalt vuol dire figura in qualche modo, apparizione, figura, no? E, cioè c'è questa cura, c'è questa dimensione di una cura alla qualità formale, sì, è così. Naturalmente quando io dico la parola formale, subito mi dico, ah, sei un formalista, no? Sei un designer, sei uno stylist, dico, implica, no? E no, non è assolutamente vero. Non so come dire, il formidabile carattere di Beck, del London Transport, non è solo un buon progetto, ha anche una qualità che se tu confronti quella con l'Elvetica, tanto proprio per mantenere questa nuova,
accorgi che lì c'è una qualità esperienziale completamente compiuta, articolata, e tra l'altro c'è questa abbiamo appena, è stato appena detto, parlato un attimo fa della, c'è questa parolaccia che è estetica, una parola veramente quasi una specie di parola scena. Sì, però dice, parla di una questione che non è così irrilevante. La dimensione estetica c'ha anche in comune la radice linguistica con la parola estesica, no? Cioè ha a che vedere con una questione, con una roba è assolutamente caratteristica dell'uomo. L'uomo è un essere percipiente, no? È un essere percipiente, la percezione è la porta attraverso la quale passa praticamente qualsiasi complessità, anche cognitiva, la verità, o no, non verità, per dire, una cosa è vera, una cosa dipende certamente, entra la questione attraverso la nostra organizzazione percettiva. Quindi in buona sostanza potrei quasi chiudere qui, nel senso che ho detto una cosa veramente essenziale, che è questa, che è la diversità fra la nozione, fra la nostra competenza, questa è quella che è veramente la nostra competenza. Ecco, io per esempio non penso davvero che il design non esista, io penso che il design esiste e che ha una competenza un po' diversa da quella, per esempio, diciamo, dalla capacità progettuale di un ingegnere, in quanto tanto, è diverso, la nostra competenza è un po' diversa, non diversissima, tra l'altro, figuratevi se io sono appunto un formatore, per esempio, nel nostro mondo si accusano, spesso molto a ragione, gli architetti, di essere gente che fa un disegnino così e poi arrivano gli ingegneri e lo rendono possibile, eccetera, eccetera. Io non penso che le nostre competenze di design assomiglino a questa modalità. Io penso che le nostre competenze di design debbano tenere conto della questione della percezione e della qualità delle sensazioni, no? Un altro aspetto che insomma trovo assolutamente rilevante nel nostro caso è il fatto che noi tutto quello che noi progettiamo per il corpo, per il nostro corpo, per il corpo non tanto nostro ma tanto dei destinatari, cioè io lo riferisco anche all'arte, questa caratteristica. Sia l'arte che il design cosa fanno? Producono artefatti, cioè oggetti prodotti. Però ci sono alcune cose che sono completamente, insomma c'è una fetta, no? Un ambito che è perfettamente in comune e che è questa capacità questa capacità configurativa. E invece ci sono delle parti che non rientrano in questa. Però, ripeto, la cosa assolutamente chiara è che noi progettiamo per il corpo, per questa metafora, finestra attraverso cui passa tutto per poi diventare parte della nostra esistenza. Se ne avessero chiesto anche solo una quindicina di anni fa se design e arte erano una questione in qualche modo interessante, da discutibile in senso buono, non da discutere, una quindicina di anni fa, 10 anni fa, vi detto no, assolutamente. Non c'entra niente, l'arte non c'entra, non hanno niente a che vedere una cosa, le due cose. Adesso devo dire che mi sono
sarà, mi sono ammorbidito, non lo so. E invece considero che queste due aree, ripeto, hanno qualcosa in comune, ma come dicevo prima, hanno qualcosa in comune, anche qualcosa di radicalmente distinto. In questo senso sono un seguace di uno dei miei maestri, che forse il mio più importante maestro, che è Tomás Maldonado, che è stato rettore di Ulm appunto quando io ero studente, che adesso però ha 90 e tanti anni, quindi eccetera, eccetera, ed è una figura una cosa divertente da dire è che io, e qui forse possiamo addirittura fare un pochino anche di autobiografia. Io comincio, e questo probabilmente ci può servire, nella misura in cui io ho fatto esperienza del mondo dell'arte molto, molto concretamente, da fanciullo quasi, no? A 20 anni, ho fondato il gruppo di arte cinetica programmata, la data 1959, che poi si è trasformata in questo movimento nel quale che poi hanno fatto parte in Mari, eccetera, eccetera. E questo per esempio è un grande oggetto pneumatico che era questa opera, era un ambiente interattivo. Figuratevi se c'erano le parole allora per dire così, però scacciava il pubblico, no? Era un oggetto che scacciava il pubblico. Per più interazioni di così, cosa volete? Gonfiandosi, scacciava il pubblico, agiva sul corpo del pubblico, li scacciava, eccetera. E questi siamo questo gruppetto di Giovanni Scalzacani, 20 anni, no, 20 anni esattamente, a sinistra Colombo, Franceschi, Valisco, Grazia Valisco, Boiani e Besetti. Questa è un'opera di Boiani, questa è un'opera cinetica di Boiani, vedrete un attrezzo meccanico, sono dietro delle calamite che ruotano e che fanno cambiano, modificano l'immagine. È un'esperienza quella di stare davanti a quella cosa che si muove. Questo è un titolo incredibile, mai saputo, non abbiamo mai capito perché De Vecchi lo abbia chiamato URMNT, non lo so, però la cosa più interessante qui è come per il principio cos'è? C'è una rete forata che manda l'ombra su, no? Che manda l'ombra sulla superficie posteriore di gomma molle, che viene fatta modificata da un motorino che la fa girare, e quindi abbiamo un effetto di una rete in trasformazione. Questa è una bellissima opera di Gianni Colombo che si chiama Superficie pulsante e che lavora facendo variare questi interstizi. E questo è l'opera di un giovane artista che si chiama Giovanni Anceschi, che si chiama Tavolo di possibilità liquide. Questa è un'opera dell'Avarisco. Ecco, tutto questo l'ho tirato fuori solo per dire che a un certo punto io mi viene detto che esiste una scuola importante in Germania che si chiama Hochschule für Gestaltung, scuola superiore per la, adesso diremo configurazione, si è detto continuamente della progettazione, ma non è giusto dire progettazione, perché progettare così dice inferno, non si dice gestalten vuol dire attribuire una configurazione, una forma, questo gestalten. E penso che in qualche modo almeno concettualmente è distinguibile almeno. E ora mi dicono vai lì, perché pensate in quegli anni, no? In Italia c'era tutto, proprio assolutamente. Voi sapete che forse disgraziatamente, ma
le scuole di design in Italia sono cominciate 10 anni, quindi cos'è, 20, 15, 20 anni fa, adesso nel trascorso io tengo ancora a ridurre a comprimere, eccetera, eccetera, però certamente. E allora mi si offre questa idea e io vado là con l'idea che sia il Bauhaus, quindi dove ci sia questa in fondo felice commistione tra dimensione artistica e dimensione oggetto umano, design, vado lì e io mi trovo di fronte a una situazione completamente incredibile. Era vietato fare arte a uno, cioè a uno c'era questa cosa, era una situazione anti-arte, proprio anti-arte, decisamente. C'erano posizioni differenti, tra cui, ma c'erano i comeinisti duri che dicevano, io mi dovevo nascondermi perché avevo questo retaggio precedente, eccetera, dovevo stare zitto, no? Allora, però poi io sono sempre stato un eretico per principio, per cui sono, certo sono babau, sono legato alla tradizione, ma anche rispetto a quella tradizione non sono mai stato ortodosso. E allora questa era la rivista degli studenti della scuola, la rivista degli studenti, che ora mi rivista, no? Era una rivista degli studenti, che si chiamava Output, e in quel caso scrivo un saggio dedicato appunto alle nuove tendenze, che erano il nome generale di tutti i movimenti, di tutti i movimenti dell'arte programmata e cinetica, eccetera, eccetera, internazionali, europei, internazionali. Ecco, questa è mi piace molto farvela vedere, e questa è un'opera, anche qua, dove la vera sostanza è l'interazione, no? Si chiama quest'arte di Gabriele De Vecchi, e trovo che sia un lavoro veramente, come dire, quasi un capolavoro di questa carriera, e che si chiama Scultura da prendere a calci. Scultura da prendere a calci, qui si vede, naturalmente lì la cosa veramente è abbastanza curiosa e straordinaria, è che appunto c'è questo disco, invece di questo disco c'è un elastico, al capo di questo elastico c'è un cubo scomposto in tanti cubi, allora una volta tenuto insieme da elastici, e la scultura è lì, e allo spettatore viene chiesto di dare un grande calcio, e naturalmente, come ho anche qui, di nuovo la cosa bella che dice questa foto, è che quelli che capiscono tutto sono i bambini, no? Perché i bambini non vanno lì domandandosi ma sarà arte, non sarà arte, vanno lì e provano, se gli piace calciano, se vedono apparire questo fiore strano, no? Più strampalato, e ci giocano finché ci giocano, e poi basta, poi se ne vanno. Naturalmente questo chi ha fatto veramente arrabbiare particolarmente questa opera, che possono essere non tanto gli adulti un po' in generale, ma soprattutto gli scultori. Ecco, allora, in quel saggetto vi faccio una tipologia, dico, c'è questa arte innovativa, arte di punta, cioè la figura professionale in qualche modo è il nuovo artista, poi c'è il designer dell'arte, cosa strampalata, in quel periodo stava sulla scena, stava apparendo anche questa nozione che è quella dell'arte moltiplicata, cioè arte prodotta in serie, in piccola serie, questa anche aveva una specie di substrato politico, no? L'idea era quella di produrre un'arte che fosse fatta di tutti originali ugualmente pieni di valore, e fatta in serie in modo che
tutti, magari tutti, potessero accedervi. Questi ci sono cinque. L'abbiamo fatta, erano solo la prima volta, 10 copie fatte presso un danese che era un grande figura di una specie di editore dell'arte, Munari, grande capo, qua era Munari, eccetera, eccetera, qui ci sono, non ve li descrivo, se no perdiamo troppo tempo. Terzo, avevo detto, l'artista, il nuovo artista, quello che fa le sculture da prendere calcio, per esempio, designer dell'arte, e poi scienziato dell'arte. Un'altra prospettiva che era contenuta in quella cultura era quella di cercare di capire il contesto e sono emersi, per esempio, dal gruppo di ricerca di Israele francese, comparsi degli studiosi, la dottoressa di Padova c'è stata una figura come Manfredo Massironi che si è occupato di percettologia in modo sostanzioso e importante, riconosciuto internazionalmente, e poi c'è Davide Moriani e io abbiamo fatto questa operazione che si è chiamata Ambiente per un test di estetica sperimentale e che non ho tempo per raccontarlo bene, ma in ogni caso è un ambiente. Allora, no, la cosa veramente interessante qual è? È che noi l'abbiamo fatta dentro a una situazione artistica vera, cioè abbiamo imbrogliato in realtà i nostri spettatori e gli abbiamo detto tu vai dentro in un ambiente estetico. C'erano tanto verso questi artisti francesi e boriani, però invece in realtà noi abbiamo programmato 12 programmi di combinazioni cromatiche progressivamente più complesse, da variazioni servizie, un solo colore che si accendeva e si spegneva, fino a una combinazione più complessa. O ragazzi, parlo di programmazione, ma qui siamo, però l'abbiamo fatta, no? Facendo tutte le cose, c'erano dei dischi con la cosa che ruotava, eccetera, eccetera. Però l'idea era proprio quella, l'idea era quella lì. Adesso se lo vogliamo fare, adesso questa cosa qua sta con video vuoto e così via, tranquilli, no? C'è tutto un po' un discorso a proposito di questo. E niente, e poi come si vede, qua c'era una baracchetta che misurava il tempo, perché noi siamo partiti appunto dalla congettura che la misurazione del valore estetico o preferenziale più che estetico, dopo abbiamo capito dopo, perché fai una cosa e poi capisci che cosa stai facendo, il valore preferenziale, cioè che c'è tutta una teoria della preferenza estetica, il valore preferenziale era il tempo di permanenza, perché come funzionava qui? C'era un ambiente fatto un quadrato, insomma, con le pareti, lo spettatore entrava e si richiudeva, era fatto con una porta di quelle che tu apri e chiudi, quindi poteva entrare solo uno per volta, e lì si beccava il programma X e poi finché stava dentro, finché usciva e scattava e veniva misurato il tempo di permanenza. Noi partevamo dall'idea che il tempo di permanenza appunto fosse l'indicatore della preferenza. E allora, questo è lo schemino, va bene, lasciamo stare, questa è una signora dentro l'ambiente, questa è la coda, perché questo poi è stato fatto a Zagabria in quegli anni lì e poi adesso appunto da non moltissimo è stato riprodotto in Francia, non a Parigi, ma insomma in un'altra città parigina, in occasione di una mostra che si chiamava Le Rémonteur, che è uno di questi segnali di ritorno di interesse. La cosa fondamentale
la cosa fondamentale che riguarda, quindi questo è Mukulm, le figure artistiche, poi però cosa c'era ancora di molto particolare? C'era che è lì che ho incontrato questo ambito disciplinare che tutti noi abbiamo sentito nominare certamente, abbiamo praticato eccetera, che è il basic design. Basic design in tedesco non si chiama basic design, si chiamava Grundkurs, a uno si chiamava Grundlehre, però vuol dire che Grund vuol dire base, insomma, corso di base, ed è un pezzo di disciplina che combina propedeutica e fondazione disciplinare. Questa era una cosa abbastanza curiosa, nel senso che, tra l'altro, questo schemino, che è uno schemino che ho ritrovato dentro le mie carte, fa vedere che a Ulm, pensate quanto peso era dato al Tesi, al Grund, a quello che noi conosciamo come Tesi, perché nel primo anno era quasi tutto Grund, poi pian piano scendeva, e perfino nel quarto e ultimo anno c'era ancora una parte di Grund, l'ere, no? Di Basic. Non sto dicendo che magari qui questa scuola deve limitare questo, però non so come dire, questi discorsi dei fondamenti forse vanno anche questi affrontati e discorsi e ragionati. A tutta velocità adesso faccio vedere un po' di... Perché i padri fondatori del Basic sono il signor Kempinski, cioè, no, voglio dire, e di fronte a loro assistiamo al trasformarsi di quella che è una poetica personale, no? Pensate alle scritture di Klee, perché Klee scrive delle cose complicatissime che parlano della sua visione, e poi però trovandosi come qua, no? Di fronte a una platea di studenti, tutta l'operazione, noi assistiamo al trasformarsi nel tentativo di una disciplina, non diciamo oggettiva, perché oggettivo ho paura che proprio non c'è molto nel mondo, francamente, ma certamente intersoggettiva. Qui faccio solo una corrente filosofica. Non so come dire, che si chiama fenomenologia, che si occupa di questa prospettiva, cioè del fatto, fra l'altro non voglio rompere le scatole a lui, certamente ha a che vedere con il discorsivo, con il dialogico, no? Cioè con una verità che non è una verità che chissà come Dio l'ha messa lì, no, è una verità che è discussa, che è confrontata, e che i vari soggetti convengono. Questi, fra l'altro, volevo sempre così, forse faccio arrabbiare un po' il bambino, questi sono libri del Bauhaus, no? Proprio di quel Bauhaus, dove c'è Klee, eccetera, Klee appunto è una delle pagine. Poi il Grundkurs non consisteva soltanto non aveva avuto come figure fondative soltanto Klee e Kandinsky. No, lì la cosa da vedere è questa. Potete immaginarvi, c'era questo direttore del Bauhaus. Chi era il direttore del Bauhaus, vi ricordate? No, è perché sono io che non me lo ricordavo. No, Gropius si è guardato in giro e si è domandato: ma chi è che sa, chi è che ha una competenza configurativa, molto precisamente configurativa, nel mondo adesso? E
16 ci sono quei due giovanotti, il signor Klee, il signor Kandinsky, e lo invitiamo e gli facciamo fare il corso, no? Cioè, questo un pochino per, come dire, consolidare questa esistenza di questa competenza precisa, specifica. Ma c'era anche Hilton di mezzo. Hilton è un'altra figura molto interessante, che aveva però dei connotati molto diversi, era legato molto a una tradizione esoterica e addirittura è anche legata all'Oriente. Lui faceva fare delle esercitazioni che noi definiremo adesso di scienza gestuale, no? Perché l'idea era quella di cosa fare per rendere il corpo del giovane studente, eccetera, pronto a realizzare, come avviene in Oriente, del resto, non so se voi sapete, il pittore giapponese, per dire, non tutti, voglio dire, ma c'è una scuola, una tecnica che consiste nel tenere bendata la mano destra per un periodo di tempo, poi fare per rendere questa mano assolutamente pronta e disponibile, e poi fa il gesto. Per dire, cioè, quindi ci sono circostanze per far partire l'operazione. E no, l'unica cosa che volevo dire è che quel disegno lì mi è stato. È un disegno, quello che abbiamo visto è un caso di esercitazione di sciocchezza virtuale, eccetera, eccetera. Io ho avuto la fortuna di essere allievo di Herbert Lindinger, che a sua volta era stato allievo diretto di Hitler. Quindi io ce l'ho avuta, diciamo, terza mano, no, questa cosa, perché quello del lavoro di noi era fatto da un giovane studente a Ulm che si chiamava Giovanni. Allora va bene. Poi questo Molinaggi, multisensorialità, eccetera, e poi c'è la grande svolta rappresentata dalla rimascena di Maldonado, Maldonado che introduce nel discorso del Vesi, dice noi non siamo non siamo come era la prospettiva del Bauhaus. Una disciplina, una scuola quasi un asilo infantile, no? Nel senso un luogo dove si deve liberare la creatività, eccetera, noi siamo un'università, eccetera, e fa entrare nel basic tutte le discipline scientifiche, come dire, vabbè, questa è Italia, ma è una, queste sono esercitazioni, no, non parliamo di, andiamo lì, andiamo avanti. Queste sono esercitazioni di basic design tridimensionale. Questa è interessante, questa vale la pena forse per un attimo, perché questa si chiama anti-prima donna, è un'esercitazione anti-prima donna. È interessante perché è stata ideata da un signore che si chiama appunto Tomás Maldonado, e che se c'è al mondo un signore che è una prima donna è proprio Maldonado. L'idea intanto è alto 2 metri e poi uno ha un figlio veramente straordinario. Comunque fa questa esercitazione, che è un'esercitazione che consiste, no, è una riduce la situazione progettuale a pochissimi elementi, eccetera, eccetera. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 bande verticali. La formulazione dice 6 bande verticali attribuite o un colore o una trama bianca e nera, e qual è l'obiettivo, qual è il goal che dovete ottenere? Ottenere che nessuna parte dell'immagine giochi il ruolo di prima donna. Nessuna giochi il ruolo di prima donna. Nessuna parte. Qui per esempio vi chiedo, guardate un attimo, è una buona soluzione questa?
tanto, no? Di Romero, questo studente non è proprio un bravo studente, perché è logico, è proprio un piccolo disastro, però la cosa importante qual è? La cosa importante è che in questo modo ti viene insegnato a fare una delle cose basiche, fondamentali del design, quello della capacità di costruire, non costruire gerarchie concettualmente, ma produrre l'effetto di gerarchizzazione. No? Se tu sei, allora, la base dell'idea è, se tu sei capace di non produrre nessuna gerarchizzazione, figurati se non sei capace di decidere tu cosa c'è da vedere per primo, cosa c'è da vedere. Niente, va bene, niente, questa è una pubblicazione. Saltiamo di quasi 50 anni. Questa è una rivista che si chiama Il Verri, dove viene tutta dedicata, c'è anche una cosa qua. Velocissimamente parliamo per un attimo di un altro, abbiamo visto Maldonado, fra l'altro ci bisognerebbe parlare di un'altra figura che si chiama Bill Huffman, non ne parliamo assolutamente, però una figura solamente chiave di questo discorso che come vedete incrocia la dimensione artistica con la dimensione progettuale, perché quella, la capacità di costruire gerarchie, eccetera, o la capacità di decidere che effetto produrre, la deve avere sia l'artista che il designer. E quella, la facoltà, la capacità di configurare, è una competenza dell'uno e dell'altro. Comunque, Albers, vabbè, qui saltiamo la rosa bianca, qualcuno sa cos'è la rosa bianca? Sì, spero proprio, perché Ulm viene fuori dalla rosa bianca. Ecco, queste sono delle esercitazioni spaziali di Albers, del tempo del Bauhaus, perché lui arriva a Bauhaus, partecipa al Grundkurs, è talmente bravo che subito lo chiamano e gli dicono ciao, vieni qua e diventa professore, giuro, così, non gli è successo, mica lo scherzo. Ecco, e poi dopo c'è tutta una roba assolutamente straordinaria, importantissima, è che chi non si confronta con una questione come questa qua, nel design, mi dispiace molto per lui, ed è la questione del colore. Albers va negli Stati Uniti e cosa fa? A Yale, in particolare a Yale, fa questo corso di Interaction of Color, interazione del colore, e con i suoi studenti costruisce e fa tutta una serie di esercitazioni. Alla fine viene prodotto un librone che così giuro è una scatola che contiene, non mi ricordo più quante centinaia di fogli, con tutte le esercitazioni su questi effetti cromatici, eccetera eccetera. Qui la cosa che voglio farvi vedere, questa è una, il quadrato bruno scuro sopra e il quadrato giallino sotto, secondo voi sono lo stesso colore o no? Sì, ma perché l'ho domandato, perché se voi lo guardate qui dovreste dire assolutamente no. E questo è, allora, a partire da questo discorso, non andiamo avanti. Brevissimamente ancora, parliamo per un attimo che in Italia, cosa deve fare il successo? Avevo detto, non c'è scuola, non c'è stata la scuola, praticamente la scuola di design. Però c'è una specie di grande, come lo possiamo chiamare, di grande sostituto, no? Che è Unari. Unari, questo qui è un lavoro, è un'opera che si chiama Con A e con B, di Unari, anche qui non sto a, ma insomma, anche solo così, molto superficialmente guardando, è un'opera basic, no? È un lavoro basic. Questi sono tre libricini, mi raccomando, se posso dire, per fortuna.
costume ciporraini, adesso che li hanno stampati, eccetera, se vi posso dire, comprateli. Uno che si chiama il cerchio, il quadrato e il triangolo. Non ricordo esattamente il titolo, tutto intero. La non proposta del triangolo. Vabbè, comunque, non mi importa. Non storia, c'è una parola molto bellina, ma non mi viene. Non è importante, non abbiamo tempo. Questa è una doppia pagina. Questa è una cosa meravigliosa di Munari. Vabbè, anche qui ci sarebbero aneddoti straordinari anche dei legami col gruppo T, eccetera. Ecco, questo è solo un'ultimissima cosa che segnala, come dire, la parentela o il legame fra Desic e Munari, perché questo è un lavoro di un designer di Ulm che si chiamava Zajcek, non lo conosce nessuno, però è uno un'epoca più importantissima, che faceva lavorando con il tornio, faceva degli. Questo qui è un lavoro che si intitola Conosfere, sfera coni, conosfere, no? Sfera di coni, e questo è Munari. Questo è Munari, questo si chiama tetracono. Voglio dire, non mi serve solo, io posso solo far vedere questa roba. La cosa è che però la Conosfere era stata pubblicata da Munari nel suo libricino sul cerchio. Sto solo facendo vedere che ci sono questi nessi, questa disciplina sotterranea un po' del pesi, c'è anche in Italia per merito di una figura come quella di Munari. Vabbè, questa è un'altra cosa, dovrei parlare per una mezz'oretta di questa cosa, si tratta di un'operazione recente fatta. Vabbè, niente. Questo sì, lo faccio vedere e poi basta, poi chiudo. Lo faccio vedere, questo si chiama esacono, ed è legata al tetracono, è legata alla conosfera, eccetera, eccetera, perché questa è stata un'opera che è stata potuta realizzare adesso, mentre era stata ideata negli anni 60. Quel manifesto dove c'era arte riprogrammata è stata rappresentato l'operazione che ha condotto a questo discorso. Questa qui serviva solo per far vedere, questa è un'opera di arte cinetica programmata italiana, questa è una pagina, è una foglia di Basic Design di Ulm, è una cosa brevissima ancora, qui basta. Io ho già provocato, ho passato orribilmente la mezz'ora che mi era stata concessa. Questo però dentro a questo pseudo basic design italiano c'era appunto l'interattività, che nel basic quello vero non era stata. Cioè questo fatto di essere, come dire, quasi in ritardo ha prodotto un effetto. Ecco, questa è una versione recente del grande oggetto pneumatico. Questo, se andate al Museo del Novecento di Milano, ci sono queste cose che si chiamano ambienti interattivi. Basta, qui ci sarebbe un altro capitolino, ma ci fermiamo. Arte programmata, perché arte programmata?